quest'oggi volevo proporvi un piccolo quiz su un codice segreto che è presente davanti agli occhi di tutti, sui treni, la metro. Non è necessaria alcuna comprensione della lingua giapponese, serve solo da tenere gli occhi e le orecchie ben aperte. Vedete che c'è l'annuncio che annuncia l'arrivo del treno sul binario 2. Poi si illuminano le insegne che avvertono di stare attenti perché si sta avvicinando il treno. E finalmente arriva il treno. I viaggiatori salgono e scendono e il treno poi riparte. Stessa cosa qualche secondo dopo sull'altro binario. Annuncia. Arrivo del treno. I viaggiatori che scendono e salgono. Avete capito dov'è il mini codice segreto? Proviamo a rivederlo una volta. Sicuramente l'avrete capito, per i treni che viaggiano in una direzione, si dovrebbe dire verso, ma va bene, la voce è femminile. Per i treni che viaggiano nel verso opposto, la voce è maschile. E questo è vero per tutte le stazioni, per tutte le linee. Ed è vero anche per stazioni di scambio in cui ci sono più treni che vanno in una direzione o nell'altra. Per tutti i treni che vanno in una direzione, la voce è femminile, nel verso opposto la voce è maschile. Questo è molto probabilmente fatto per le persone non vedenti. La voce femminile o maschile consente loro di identificare in maniera univoca la direzione in cui il treno sta viaggiando e evitare di sbagliarsi e andare dall'altra parte.